due successi, uno più netto dell'altro, acciuffato negli ultimi istanti di gara. Le tre venete partono con il piede giusto nei playoff a scudetto, che non potranno rivederle in finale come lo scorso anno per le posizioni nella griglia di sfide previste. Reyer e Trento mettono comunque subito le mani avanti. Venezia, con una prestazione convincente contro un'avversaria ostica quale la Cremona, del commissario tecnico Meo Sacchetti, che in pochi mesi è riuscito a rivitalizzare una squadra che languiva nelle posizioni di rincalzo della classifica e l'ha trasformata in un quintetto che ascolta le sue prediche di un basket veloce e votato allo spettacolo. Doppio merito quindi per la Reyer, essere riuscita a contenere a soli 77 punti l'attacco cremonese. Su tutti una nota particolare per Peric, monumentale con i suoi 23 punti realizzati e una prova di grande sostanza. Con Cremona credo che sia importante avere continuità e attenzione per tutti i 40 minuti, perché essendo una squadra di talento, come ha mostrato, vive di grandi momenti offensivi, e il non far esaltare credo che sia un elemento importante che stasera qualche volta non ci abbiamo messo molta attenzione. Dall'altra parte credo che invece in attacco abbiamo prodotto tanto, e rispetto a quanto abbiamo costruito per tiri aperti e situazioni credo che abbiamo concretizzato o preso non abbastanza rispetto a quello che abbiamo fatto vedere. Trento, il colpaccio ad Avellino, l'ha costruito dopo aver rimontato 11 punti nell'ultimo quarto e coincisa con il soppasso che abbia fatto i padroni di casa a 9 secondi dalla fine. Due punti a sancire il 77-79 finale, arrivati con altrettanti tiri liberi e un Palamauro molto caldo a contestare alcune decisioni arbitrali che alla fine li avrebbero penalizzati. Ottima la prova del collettivo trentino, su cui spicca Sutton. 22 punti per lui, ma la carica decisiva per i suoi compagni a condurli a una partenza sprint in questi playoff.